Bene, eccoci tornati al video 23, parliamo di spese di acquisto all'asta. Di norma l'entità delle spese quando si acquista un immobile all'asta e di onorari oscilla tra il 10 e il 15%, anche qualcosina di più, circa più o meno del prezzo finale di aggiudicazione, anche inferiore in caso di concessione dei benefici della prima casa. Ovviamente con la prima casa abbiamo un notevole risparmio di imposta, determinando così la restituzione all'acquirente di un residuo limitato dell'offerta e della somma affidata al professionista per tutte le procedure necessarie al trasferimento. Si precisa che le imposte sono calcolate sul prezzo di aggiudicazione, poiché la norma sul prezzo valore non si applica alle procedure esecutive e concorsuali. Le agevolazioni per l'acquisto della prima casa ci sono, ovviamente, a condizione che la volontà di usufruire sia tempestivamente, attenzione, espressa già in sede di asta o meglio al termine della stessa. Quindi quando ti aggiudichi l'immobile, quindi diventi aggiudicatario, devi andare dal delegato e devi comunicare che vuoi usufruire delle agevolazioni in prima casa. Deve essere rilasciata quindi una dichiarazione al professionista delegato nel momento in cui esso effettuerà l'atto di deposito della bozza del successivo decreto di trasferimento. Attenzione, non lo fare quando ti comunicano che devi saldare, perché poi nel decreto di trasferimento non ci sarebbe appunto questa opportunità. Lo devi comunicare quando ti aggiudichi l'asta. Grazie alla sentenza poi 2014 della Corte Costituzionale ha corretto questa iniquità indicando che l'acquirente, quindi spese come seconda casa, possa anche comprare tramite asse giudiziario, può richiedere che la base imponibile sia costituita dal valore catastale, detta anche prezzo valore, e non dal prezzo di vendita, equiparando di fatto l'acquisto in asta alla compravendita tra privati. Così come avviene nel mercato libero, questa norma riguarda solo immobili abitativi destinati a privati e non si applica se la vendita riguarda imprese e attività commerciali. Cosa succede se acquistiamo all'asta giudiziaria un bene immobile ricadente all'interno di un condominio per il quale precedente proprietario non ha provveduto al pagamento delle spese condominiali? Chi è che deve pagare? Questo è un caso che capita spesso dopo l'aggiudicazione di un'asta, c'è sempre questo dilemma delle spese di amministrazione arretrate. Una volta aggiudicato l'immobile avrai quindi 60 giorni di tempo per saldare. Dopo il saldo il giudice rilascerà il decreto di trasferimento, che è il titolo simile al rogito notarile che attesta che tu sei diventato proprietario. Le spese di amministrazione ordinarie e straordinarie spettano dal momento del rilascio del decreto di trasferimento, quindi non dal momento dell'aggiudicazione, per l'anno di gestione in corso e per l'anno precedente. Quindi appena ricevi il decreto di trasferimento, tu sei responsabile dell'amministrazione per l'anno di gestione in corso e per il precedente, ok? E devi pagare te. In generale, tra imposte e tasse e spese condominiali, le spese per acquisto come seconda casa si aggirano intorno al 15-20% del valore di aggiudicazione. Questo è un dato approssimativo in quanto comprende anche le spese di amministrazione, che comprende che ovviamente cambiano di volta in volta. Quindi quel 10-15% di spese che ti ho detto prima possono arrivare anche fino al 20% in base poi all'importo dell'amministrazione che devi pagare per l'anno in corso e per l'anno precedente. Ma se compri come seconda casa all'asta devi mettere in conto eventuali anche spese di amministrazione e spese per la liberazione dell'immobile. Quindi io ho fatto un calcolo non soltanto di imposte e tasse, ma anche spese per la liberazione dell'immobile. Da qui comprenderai perché la tua partecipazione ad un'asta deve assicurarti almeno il 40% di sconto rispetto al libero mercato. Ora che stai lavorando anche con il price aste giudiziarie, sarà ovviamente molto più semplice per te vedere come si forma la percentuale a destra del price aste giudiziarie, quindi in basso a destra, avrai calcolato l'importo massimo da offrire e avrai anche il rendimento. Se questo rendimento è intorno al 30-20%, ti consiglio di attendere magari che l'asta vada deserta, sperando che vada deserta, e partecipare al successivo incanto, che ci sarà poi un ribasso. Bene, nel prossimo video affronti il decreto di trasferimento, vediamo un attimo di che cosa si tratta in maniera un po' più approfondita.